Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, per la rubrica Il Santo del Giorno, oggi vorrei trattare una storia un po' particolare, è la storia della Beata Lucia da Sette Fonti. Non è una mistica, non è una grandissima asceta, non è una persona che ha compiuto miracoli, ma la storia della Beata Lucia da Sette Fonti è una storia d'amore, di puro amore, soprattutto di quello che era l'amato, ecco, quindi una vera storia in cui l'amore, quello puro, quello veramente alla luce di Dio, compie miracoli. Ed ora ascoltiamo. La beata Lucia da Sette Fonti si vede corteggiata dal nobile bolognese Rolando, che continuò ad amarla anche quando lei si fece monaca. Il giovane si recava a cavallo tra i calanchi, oggi dell'abbadessa, per vedere l'amata che alla messa si affacciava a una finestra. La suora notò l'interesse del cavaliere e da allora evitò di mostrarsi. Il nobile, colto da sconforto, partì per la Terra Santa, dove fu ferito e fatto prigioniero. Alla morte della monaca, il giovane l'ebbe in visione e si ritrovò libero a Sette Fonti, accanto alla tomba di quella che era già chiamata Beata Lucia. Qui gli furono tolti i ceppi che lo imprigionavano, ora custoditi nella vicina chiesa di Sant'Andrea, assieme alle reliquie della monaca. Poi del nobile bolognese non si seppe più nulla. Ecco carissimi, questa è una storia straordinaria d'amore, di vero amore. Lui parte sconsolato perché non può più vedere la sua amata, andrà in Terra Santa, guarda caso la terra di Gesù, e viene ferito, viene imprigionato. E la sua vita in qualche maniera dipenderà sempre dalla vita di lei, perché lui ha rinunciato a lei o ha dovuto rinunciare a lei ed è andato da Gesù, è andato in Terra Santa. Gesù lo ricompensa per questa sua storia d'amore, di amore puro, di amore anche verso Gesù, visto che è andato in Terra Santa, e lo fa così, come diremmo oggi sulla visione di Star Trek, teletrasportare a Sette Fonti e si ritrova libero proprio davanti alla tomba della sua amata, della Beata Lucia. Ecco una storia straordinaria che ancora una volta ci fa capire che l'amore vince su tutto, saremo giudicati sull'amore, su quella straordinarietà di sentimento che tanto è più puro, tanto è più in abnegazione, tanto Dio lo esalterà. Ecco, amate, amate sempre, amate ad ogni modo, ma ricordate di amare sempre come Dio comanda. Naturalmente oggi facciamo memoria della festa di tutti i domenicani, la loro festa quindi un grandissimo ordine dal quale veramente sono nate e fiorite un sacco di vocazioni. E poi vorrei fare una piccola menzione di San Lazzaro il Galesiota, uno stilita che visse praticamente attaccato a una colonna con pesantissimi carichi e catene, vivendo solo di pane e acqua. Ha servito questo tenore di vita terribile e questo modo di modus vivendi, come diremmo oggi, ha attirato un sacco di persone. Ecco, con questa ascesi veramente ha fatto grandi, grandi cose. Il Signore, appunto, là dove uno si umilia, viene esaltato.